Stiamo completando l'ultimo passaggio relativo alla sistemazione degli alunni della Leopardi nel plesso dell'ex CSA. I lavori sono praticamente conclusi, è stato firmato ieri il contratto, quindi verranno attivate tutte le udienze necessarie, quindi compiuti gli ultimi passaggi fondamentali al fine di poter consentire il trasferimento degli alunni. Già dall'inizio della prossima settimana tutti gli arredi verranno portati nella nuova struttura e quindi si tratta veramente di giorni e finalmente si concluderà l'ultimo tassello di un'operazione molto complessa, ma grazie alla quale stiamo riuscendo a mettere in sicurezza tutto l'edificio, tutto il plesso centrale della Leopardi e quindi a garantire non soltanto il diritto allo studio dei bambini, ma anche e soprattutto la sicurezza loro e dei docenti. Per quanto riguarda le strutture scolastiche invece di Bordonaro, la scorsa settimana i genitori erano qui in protesta. Sì, per quanto riguarda Bordonaro abbiamo parlato a lungo con il collega Pino relativamente agli interventi che sono necessari sulla struttura, per i quali il Comune ha già presentato tutti i progetti necessari alla Regione, l'ha presentati in ben due occasioni, non avendo ottenuto risposta al primo bando al quale aveva partecipato. Noi siamo in attesa di notizie da parte della Regione che stiamo sollecitando ovviamente perché noi la nostra parte l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta per riaprire la scuola al più presto. A questo punto aspettiamo che il finanziamento a cui abbiamo diritto venga in effetti trasferito al Comune.